Buonasera cari amici di Radio No Frontiere, siamo qui a Napoli, a Mergellina, per la rubrica Oggi mi invento qualcosa, Marco, buonasera. Buonasera Napoli. Ecco, ci racconti un po' la tua storia. Ecco, abbiamo visto qua una specie di galleggiante, una specie di barca a vela, in realtà è una vecchia Maserati. Come ti è venuta l'idea? Allora, diciamo che lo spirito è quello di qualcosa che è impossibile, renderlo possibile, no? È già questo, e poi vedere da un altro punto di vista le cose. Quindi io faccio lavoro con il ferro, faccio installazioni, faccio sculture un po' anche riciclate. E mi è capitato di soffermarmi sulla lamiera di un'automobile, e lì inizia tutto un lavoro e poi tutto è venuto di conseguenza, trasformandola per un viaggio, però che non doveva essere su strada, cioè normale, no? Qualcosa da un altro punto di vista, appunto, come dicevo, perché non solcare le onde, visto che le barche stanno in mare e le macchine stanno in strada, così invertire la cosa appunto come un'espressione un po' artistica un po', e per quello poi da Genova, che è una città di mare, cerco di navigare l'Italia dalla penisola fino ad arrivare a Venezia, una città di mare dove c'è anche la Biennale, se volesse, insomma, come spirito, niente di ufficiale. Questo viaggio che comunque si va arricchendo di tappa in tappa, di incontri, di qualche alga che si attacca, o un piglio, oppure anche qualche artista che vuole, qualcuno che ha fatto qualcosina. Vuole collaborare all'arte che galleggia. E vogliamo sapere da te, ecco, come nasce questo progetto? C'è un progetto itinerante oppure al momento decidi dove, diciamo, salpare? In grandi linee è prestabilito, più o meno le tappe, tipo Napoli, poi c'è stato a Gaeta, insomma, poi sicuramente Capri, poi Salerno, insomma sono di base. Poi naturalmente sono imprevisti, il tempo, quindi bisogna un po' adattarsi, poi magari incontri una persona, ti dà qualche consiglio in più, oppure dice ma guarda se vai lì, quindi diciamo è basato però poi con alcune modifiche on the road. Certo. Quindi come praticamente come se fosse che la cultura di una città viene trasportata attraverso la Maserati nella cultura di un'altra città, questo scambio culturale attraverso il mare, possiamo identificare così questo viaggio? Sì, tutto, un po' tutta la costa che si attacca e lascia un suo, prende qualcosa e lascia man mano durante il viaggio qualcosa di questa automobile che è un po' l'automobile chi è che non ha pensato che così magicamente una macchina potesse galleggiare o navigare nel mare? Poi comunque anche un po' una provocazione, come un impatto, non dico politico, però insomma vorrebbe anche, sarebbe anche qualcosa di ambientale, di sensibilizzare il mare, l'inquinamento, perché poi l'automobile in realtà è uno strumento inquinante delle auto, però trasportato nell'acqua. Sì, no, che appunto che un po' il benessere, no? Perché con comodità, insomma, è diventato un lusso, però poi per appunto il malessere, il smog, le file, l'automobile, è proprio magari la fila in autostrada, qui invece ritorniamo finalmente liberi. È un po' la vittoria del mare sullo smog. Sì, no, della costrizione di un percorso, qua finalmente l'uomo può riprendersi la sua libertà di direzione, senza, insomma, senza nessun confine. Sì. Benissimo, questo è molto bello. Ci dici un po' il tuo rapporto con la Guardia Costiera, sei stato mai fermato? Guarda, sicuramente non passano osservato, infatti vedo barche, Guardia Costiera, che insomma tirano per un percorso, poi rallentano, dico, allora, ci siamo, invertono la rotta e puntano verso l'automobile e niente, io ho fatto tutta una ricerca con Irina per cercare di capire come si potesse insomma legalmente riuscire a portare a termine questo viaggio. Diciamo che
Irina per questa impresa mi ha dato un'autorizzazione sperimentale, una tanto sperimentale da diporto. È una cosa un po' provvisoria, in sperimentazione, e poi vedremo come si evolve la situazione, ecco. Quindi un po' così, tutto e niente, però per ora insomma, grazie a questo, insomma, non dico certificato, ma attestato di navigazione. Sì. E quindi praticamente il tuo pretende, quando arrivi presso una città, sosti, parli con la gente, scambi due chiacchiere, qual è il tuo percorso una volta, diciamo, approdato? Allora, diciamo che appena approdo faccio subito benzina, perché poi la mattina parto presto e magari non trovo il distributore aperto. Poi dopo il motore penso a, insomma, una pizza, insomma, a mangiare qualcosa. E poi promuovo anche il mio viaggio, perché diciamo autofinanziato, quindi diciamo che la benzina costa ogni tappa, e quindi ho un contributo per scattare delle foto, oppure faccio fare un piccolo giretto, poi vendo un DVD che parla sempre di un viaggio con un'automobile, un po' come è nata la storia, dei poster che faccio io, che disegno. Insomma, per fortuna per ora, insomma, un po' di calore, aiuto, non dico il massimo, ma almeno insomma, riesco a continuare il viaggio, perché insomma, il carburante ci vuole. Certo. Sennò... Ci dici quali sono le prossime tappe? Ecco. Allora, da qua partirò domattina e vado per Sorrento. Poi faccio, non posso mancare a Capri, con i mega yacht, dove spesso mi capita questi super yacht super lussuosi extra, poi passo io con una piccola automobile tutta un po' arrangiata e magari vorrebbero venire da te anziché stare lì. Beh, guarda, sicuramente la gente si ferma, fotografo, sbalordisce più il mio passaggio che questi mega. Quindi insomma, faccio un po' la figura del personaggio così speciale, con tutti i porti dove gareggiano chi un po' ce l'ha più grande o speciale, insomma. E quindi vabbè, poi Capri, poi farò Amalfi e Salerno e poi giù Reggio Calabria. La Sicilia è un po' in sospeso, adesso vedo, perché mi piacerebbe, perché insomma, sono curioso, appunto, bisognerebbe scoprire un po' tutta la cosa, però è un lungo tragitto, si parla insomma di 800 miglia, e quindi può essere che taglio su diretto, quindi faccio lo Ionio, poi tutto il Gargano, Bari, e poi Rimi, Riccione, sperando che insomma che si crea il passaparola. Il passaparola per qualcosa di interessante. Sì, che sembra che venga, ma domani dovrebbe ripassare la macchina, che più si avvicina poi alla meta finale, no? Sarebbe bello insomma, che venisse proprio questo passaggio annunciato e aspettato. Bene, allora ci dici i tuoi contatti Facebook, casomai ti vogliono i cari amici di Radio Frontiere, diciamo, curiosare nel tuo indirizzo Facebook. Eh sì, sicuramente, almeno mi possono insomma sostenere chi volesse. Allora, c'ho un sito internet, che forse è un po' meglio, perché poi lì c'è tutto, il numero, la pagina, Twitter, YouTube, che è autonauti.it. Poi sia la pagina è Autonauti, la pagina Facebook, dove puoi mettere mi piace, puoi contattarmi per, non so se puoi direttamente fare delle donazioni tramite PayPal. E poi invece il canale YouTube, dove cerco insomma di aggiornare anche lì con qualche video del tragitto, anche qua ho scattato alcune foto, di tappa in tappa comunque, soprattutto la pagina, l'aggiorno, tipo proprio un diario di viaggio, dove uno può scoprire man mano la mia avventura. Va bene, ti ringraziamo per diciamo, la disponibilità. Come si dice in bocca al lupo? Qual è il termine più diciamo marinaro che va di moda adesso? No, guarda, sicuramente vento in poppa, perché insomma se c'è il vento a favore tutto è più facile, perché anche per la navigazione mi chiedono i problemi maggiori, e proprio quando ce l'ho di poppa che mi porta, allora vado, essendo un'automobile, insomma,
quando invece di prua, ecco, che mi batte sul cofano, insomma, diventa tutto molto più difficile, perché comunque modifica la direzione, devo correggere, poi insomma ci possono essere delle onde che salgono su fino al parabrezza, insomma, quindi vento in poppa vado sicuramente più liscio e verso Venezia. Va bene, ringraziamo Marco e gli auguriamo un grandissimo vento in poppa. Va bene, cari amici di Radio Frontiere, per questa rubrica è tutto, ci aggiorniamo alle prossime, grazie.